Il primo tempo non si sapeva se si giocava questa partita, eh, l'abbiamo giocata perché poi alla fine il campo permetteva un po'. Eh, Abbiamo sbloccato questa gara su una palla ferma, un calcio di punizione, la spizzicata. Io mi sono fatto trovare bene sul secondo palo e siamo andati in vantaggio. Però non bisogna abbassare la testa, bisogna sempre guardare al prossimo obiettivo che è la partita in casa contro la Pompeana. Che è una squadra difficile, tosta e bisogna vincere. I due gol sono arrivati da una coppia centrale che davvero quest'anno sta facendo tanto bene. Non a caso, comunque, il Procita è tra le migliori difese del campionato. Diciamo, se poi arrivano anche i gol da parte vostra, va ancora meglio per il Procita. Sì, vabbè, stiamo facendo un grande lavoro, ma questo è tutto merito dei, dei Mister che veramente sono molto meticolosi nell'allenamento, ci, ci migliorano sempre. Noi siamo sempre sul pezzo anche perché vogliamo, Abbiamo questo piccolo sogno da, da raggiungere. Il, il gol lo dedico a mio nonno, che non c'è più perché è una persona che stravedeva per me, quindi lo dedico sempre a lui. Però l'altro gol lo dedichiamo alla mia fidanzata Federica. Ma eh, oggi effettivamente abbiamo giocato male, è inutile dirlo. Poi sono venute queste due due palle gol, da tanti punti di vista sia a livello offensivo che difensivo non abbiamo giocato bene. Purtanto comunque era il risultato perché oggi giocavamo solo noi, quindi questi tre punti valgono veramente tanto e soprattutto bisognava... c'era ancora una partita dell'andata che gridava vendetta da, da, da tutti i pori del, del nostro corpo. Eh, è giusto insomma che, che sia finita così e... perché molto probabilmente doveva essere giusto che anche all'andata certamente non dovevamo perdere Salvezza credo sia stata raggiunta ora un occhio e prof possiamo anche darlo Beh, non c'è ancora la salvezza matematica quindi, quindi continuiamo come... a giocare su questa cosa parliamo di salvezza perché forse è meglio perché più parliamo di salvezza vedo che più facciamo risultati positivi quindi obiettivamente anche se scherzandoci però eh, è così certo che eh, adesso abbiamo un'altra partita a pochissimi giorni di distanza con un paio di, di infortunati più non so se riusciamo a recuperare Lorenzo Costagliola e come si dice la coperta è un poco corta e fra un poco speriamo che eh, non perdiamo neanche un po' di, di calciatori per, perché sono in diffida e quando sarà il momento ho, ho, ho paura, ho, abbiamo paura che allora insomma la coperta che obiettivamente è corta si farà un po' pesare. Queste partite sono difficili, molto difficili, specie quando una squadra come Neapolis è abbastanza giovane sicuramente se la gioca fino alla fine, avevano corsa, avevano voglia. Quindi ci hanno messo in difficoltà, noi avevamo tutto da perdere, la giornata non era buona, si giocava, o non si giocava, non avevamo ancora metabolizzato la partita vinta a Poggiomarino, qualcuno si credeva che questa fosse una partita abbastanza facile, tu una sommatoria di cose alla fine poi ci ha fatto stare in tensione, peccato che potevamo vincerla gestendola meglio, in quanto nel momento migliore del Neapolis noi acceleravamo anche le giocate più semplici, così non va bene, siamo stati anche un po fortunati a non prendere il gol che potesse riaprire la partita.